In un non precisato futuro la megalobox è uno sport molto diffuso che rispecchia il classico pugilato, con l'eccezione che ai concorrenti è consentito applicare al proprio corpo degli attrezzi chiamati GR che potenzino i loro attacchi. All'inizio della storia Yuki Koshirato annuncia un torneo di megalobox chiamato Megalonia e sponsorizzato dalla sua azienda, la Shirato Group. Il protagonista, un anonimo pugile che prende parte ad incontri clandestini con lo pseudonimo JNK.Dog, non può parteciparvi perché non possiede una cittadinanza, appartiene infatti ad una bassa classe sociale ed è definito gergalmente un cane randagio, sebbene non dimostri un acceso interesse per il torneo è visibilmente stanco della sua attuale routine di vita, in cui sottosta agli ordini del suo allenatore dettati dalla maggioranza delle scommesse e non può combattere come desidera. In una notte di sfogo, con la sua moto si ritrova nel cantiere dello stadio di Megalonia e per poco non investe la presidentessa Shirato. La sua guardia del corpo e attuale campione di Megalobox, Yuri, vorrebbe scontrarsi sul posto con JNK.Dog ma viene fermato dalla sua padrona. L'incontro però è solo rimandato perché Yuri si sostituisce ad un avversario di JNK.Dog nei suoi tornei clandestini e una volta sul ring entrambi sono pronti a sfidarsi. Nenbu chiede a JNK.Dog di ritirarsi ma egli insiste a voler combattere. Lo scontro riserva molte sorprese da parte di entrambi e termina con la vittoria di Yuri. JNK.Dog si rialza subito dopo l'uscita del campione dal ring e gli chiede di rientrare, ottenendo come risposta un invito a batterlo in un ring legale. Un'occasione perfetta per JNK.Dog sarebbe il torneo Megalonia ma il suo allenatore smonta ogni sua speranza spiegandogli che è impossibile per lui partecipare. JNK.Dog allora si ribella all'ordine di perdere di proposito nel prossimo incontro mettendo nei guai Nenbu con i suoi superiori, che propone l'idea di ripagare i soldi persi alle scommesse con il premio in denaro che il suo socio vincerà al torneo. I superiori accettano la folle sfida e procurano illegalmente un ID di cittadinanza al futuro partecipante, che per la sua nuova identità sceglie il nome di Joe. Joe si è iscritto al torneo ma è l'ultimo nella classifica della federazione, dovrà allenarsi e attirare l'attenzione dei media scontrandosi con un avversario forte, inoltre ha bisogno di un nuovo GR. Sakio, un bambino orfano che sopravvive assieme a tre amici rubando oggetti elettronici per rivenderli, nota il potenziale di Joe e gli chiede di portarlo assieme a lui al torneo Megalonia, ma non viene ascoltato. Il bambino allora si riprende un GR molto potente che aveva procurato per il suo negoziante e lo regala a Joe. Sakio rivendica il legittimo possesso di quel GR, in quanto non gli fu pagato a sufficienza, e Joe riesce a usarlo per mettere a tappeto l'assistente del negoziante, arrabbiato per la sottrazione dello strumento. Dopo questa vittoria, Joe invita Sakio a venire assieme a lui al torneo. L'obiettivo di Joe è iniziare il torneo partendo da un alto posto in classifica, perciò deve costruirsi un nome attirando l'attenzione nei pochi scontri antecedenti all'evento. Il primo di questi è con Shark Samejima, al quale si presenta per la prima volta con il nome Gearless, Joe. Durante il suo ingresso nel ring, Joe viene deriso dal pubblico per l'arroganza di voler combattere senza nessun supporto, e dopo il primo round non riesce più a combattere con il pieno controllo di sé. Sakio capisce che Joe non sta bene e dopo molti tentativi riesce a farlo notare a Nenbu, il quale si accorge di una forte insicurezza in Joe e lo rassicura. Dopo questo momento, Joe ritrova la stabilità del suo corpo e vince l'incontro giocando d'astuzia. Joe, Nenbu e Sakio danno alla loro squadra il nome di Team Terra di Nessuno e, incontro dopo incontro, il nome di Gearless Joe inizia a conquistare la fama. Nenbu chiede a un suo amico di cercargli un avversario di alto livello per Joe e colui che trova è Aragaki, il suo ex allievo. Aragaki ha dovuto rinunciare alla Megalobox perché si era arruolato nell'esercito e in guerra perse entrambe le gambe in un'esplosione, come se ciò non bastasse fu data la falsa notizia della sua morte alla quale Nenbu credette, e al suo ritorno Aragaki si trovò anche senza allenatore. Nonostante le sue sfortune Aragaki è tornato a gareggiare con delle protesi e può vantare un'ottima posizione in classifica. Nenbu sa che Aragaki è molto forte e prova invano a convincere Joe a rinunciare al duello.
Aragaki sa bene che Jo non ha niente a che fare con la sua separazione da Nembu, ma vuole comunque sconfiggerlo per smontare quello che il suo ex allenatore ha creato in tanti anni per fargli rimpiangere di averlo abbandonato. Lo scontro tra i due lottatori ha inizio e Aragaki passa subito in vantaggio. Jo si rialza da terra e continua a lottare. Sia lui che Aragaki seguono gli insegnamenti di Nembu, Jo però si dimostra più risoluto e stabile. Dopo il quarto round Aragaki si arrende e la vittoria viene data a Jo, incredulo come i suoi compagni. Il motivo che ha costretto Aragaki a ritirarsi è la sua ferita a una gamba che si è riaperta mettendola sotto sforzo sulla protesi, per evitare di perdere per sempre la facoltà di camminare il pugile ha preso questa decisione assieme al suo allenatore. Dopo l'incontro Nembu va a salutare Aragaki, il quale gli restituisce il portafortuna che ricevette da lui prima di andare in guerra, con l'augurio che adesso potrebbe tornare utile a Jo. L'ultimo posto disponibile per il torneo Megalonia è quasi raggiunto da Mikio Shirato, il fratello della presidentessa Yukiko. Mikio deve scontrarsi ancora con un altro pugile, Sugar, e dopo averlo sconfitto lancia un'ultima sfida a Gearless Jo. Se non l'avesse fatto lui ci avrebbe pensato Yukiko a far incontrare Mikio e Jo, la presidentessa vuole impedire al fratello di partecipare al torneo, per la stampa il motivo è la volontà di non fare favoritismi, ma la vera ragione è un dissidio familiare. Jo è ricoperto di lividi per via dei troppi incontri sostenuti in poco tempo e, sebbene Nembu gli ordini di riposarsi, Sakio e i suoi amici lo allenano sulla stabilità dei piedi. Il giorno del duello tra Jo e Mikio, quest'ultimo attende l'avversario fuori dallo stadio e lo saluta con il suo nome clandestino, JNK.Dog. Come Yukiko è disposta a fare tutto per escludere Mikio, anche lui vuole partecipare al torneo ad ogni costo, e la strategia di minacciare Jo di rivelare pubblicamente le sue origini ha effetto, venendo costretto da Nembu, Jo non si presenta sul ring. Dopo il forzato ritiro di Jo dal duello con Mikio, il combattente senza GR viene automaticamente escluso dal torneo. Grazie a un giro di conoscenze il team Terra di Nessuno scopre del distacco interno della famiglia Shirato e che Mikio, dotato del GR ace funzionante con un'intelligenza artificiale che reagisce al GR dell'avversario, non avrebbe avuto speranza di vincere contro un pugile che non stimola la tecnologia. Nembu chiede di persona alla presidentessa della Shirato di disputare nuovamente lo scontro tra Jo e Mikio facendo leva sul fatto che suo fratello non avrebbe possibilità di vittoria, ma Yukiko non vuole accettare perché resta il fatto che si sono ritirati senza voler combattere, un comportamento non adatto per un partecipante del Megalonia. Durante la cerimonia di apertura Jo si presenta reclamando un nuovo incontro con Mikio, solo allora Yukiko cambia idea su di lui e acconsente. Mikio Shirato e Jo iniziano il combattimento e si scopre che il Jirache è in grado di reagire anche ai movimenti dei soli muscoli dell'avversario. Jo subisce la maggior parte dei colpi e finisce più volte a terra, anche fuori dal ring. Mikio si è allenato duramente per ottenere un'alta sincronizzazione con il suo GR ma spesso non capisce se i movimenti che esegue sono per volontà sua o dell'intelligenza artificiale. Alla fine del terzo round Jo prova ad abbassare la guardia e l'ace, non avendo previsto quella situazione, non lo attacca, così Jo sfrutta la stessa strategia nel round successivo e stende Mikio con un sol colpo. L'incontro termina e Jo diventa il final one, l'ultimo partecipante ammesso al torneo Megalonia. Fuyimaki, il capo del circolo di Nembu al quale spetta la vincita del torneo, è venuto a ricordare al team come comportarsi al primo scontro con il pugile Berros. Jo scopre che l'obiettivo prefissato da Nembu non era la vittoria del Megalonia e il debito sarebbe stato ripagato assecondando le scommesse del primo incontro intercettate da Fuyimaki, esattamente come faceva negli incontri clandestini, quindi abbandona la sua squadra sentendosi tradito dal suo allenatore. Nembu, durante la scalata della classifica, ha rivalutato le capacità di Jo e ha deciso di affidarsi a lui, anche Sakio ha fatto la stessa scommessa su Jo per poter vincere sulla Shirato e vendicare lealmente suo padre, un ingegnere sfruttato fino alla morte dall'azienda. Nembu chiede a Yukiko Shirato di accogliere Sakio per responsabilizzarsi della sua orfanilità e si vergogna per aver puntato in basso, malgrado all'epoca non avrebbe saputo fare di meglio.
Joe scambia due parole con Yuri per complimentarsi della sua prima vittoria e, dopo avergli confidato il suo personale motivo per cui combatte, fa suo quello di Yuri che onora il sogno di chi ha creduto in lui e gli ha permesso di diventare un campione. Joe si arrende al volere del circolo clandestino e si presenta sul ring con il suo vecchio GR e una cuffia per seguire gli ordini di Nembu, che osserva l'incontro a distanza assieme ai suoi superiori. L'avversario è Glenn Barrows, soprannominato Bloody Lion. Per i primi due round Joe non segue alla lettera le parole di Nembu ma sembra voler rispettare la resa, che dovrà avvenire nel terzo round. Prima di ciò, Sakio entra nello stadio e implora Joe di non arrendersi. Subito dopo Joe si fa colpire e, mentre è a terra, Yuri gli ricorda che non può rinunciare allo scontro con lui e perfino Nembu ripete l'incoraggiamento, ma questo gli costerà la perdita di un altro occhio. Joe raccoglie le volontà dei suoi amici e si rialza, si libera del GR e pone fine all'incontro. Yuri ha preso la decisione di combattere contro Joe senza il suo GR. Così facendo non sarà più il promotore della Shirato, Yukiko non è disposta ad accettarlo e si prepara ad annullare la finale del torneo. A Yuri non importa più dei progetti fatti in passato, ora vuole combattere solo per se stesso e, dopo essersi fatto rimuovere il GR da Mikio Shirato, trascorre più di 5 giorni in preda all'agonia conseguente l'operazione. Yukiko va a trovarlo e cerca di proporgli personalmente un'anestesia, ma egli la rifiuta perché considera la sua sofferenza come parte dell'allenamento per la finale. Sakio ha smarrito la tessera del LID di cittadinanza di Joe, viene trovata da una fidata dipendente della Shirato che scopre che si tratta di un'identità fasulla. La dipendente propone alla presidentessa di rendere pubblica la violazione e approfittarne per annullare il torneo, ma Yukiko la prega di attendere. Dopo qualche giorno Yukiko capisce che la determinazione di Joe è legata a quella di Yuri, che è riuscita a comprendere dopo averci parlato, così acconsente ad entrambi di partecipare all'ultimo duello come da programma. Ha inizio il tanto atteso scontro tra Joe e Yuri, che adesso sono entrambi gearless, e dai primi movimenti sembra che Yuri abbia giovato dalla rimozione del suo GR integrato. Per la prima volta viene disputato un incontro di megalobox in cui entrambi i partecipanti sono sprovvisti di qualsiasi tipo di GR. Yuri non ha più una squadra che lo sostiene, perciò Sakio lo aiuta per rispetto dandogli da bere. L'incontro finale prosegue fino a diventare il più lungo mai sostenuto nella storia della megalobox. Joe sta sempre più sulle difensive e Yuri guadagna terreno, ma prima del tredicesimo e ultimo round, Nembu dona un incoraggiamento al suo discente, il quale si pareggia con l'avversario. Un anno dopo, il team Terra di Nessuno ha chiuso la sua vecchia sede fatiscente e ha aperto una nuova palestra. Joe e Yuri sono usciti dal mondo della megalobox e assistono con piacere all'annuncio, da parte di Yukiko Shirato, della seconda edizione del torneo Megalonia.